Ciao ragazzi e ciao ragazzi, oggi un nuovo video Avon e questa volta è un mi preparo con voi, questo è il numero 4. Allora, mi preparo con voi, ma perché la luce cambia? C'è il ventilatore, salutate il ventilatore perché non ci posso star senza. E farò un trucco veloce veloce, come sapete ho solo la roba da trasloco, perché ancora così, un rodimento di culo grande che non ve lo posso sta a spiegare, però praticamente ci hanno truffato e quindi casa non ce l'ho finita, anzi, e quindi sto così, non so ancora per quanti mesi. Vabbè, tralasciando questo, visto che mi voglio chiacchierare oggi, sarò polemica, quindi se non vi fate sentire io che sparlo, che rompo i coglioni, che vaneggio, cambiate pure canale. Comunque, mentre mi preparo, che come al solito video lungo, allora, per andare fuori dalla polemica vi volevo far sentire sempre il mio amico Gio Galatone, che ha fatto il suo ultimo lavoro, il CD sta per uscire, però questo è il suo singolo, che è molto molto simpatico. Ma lava piatti, tra parentesi, ha detto mensa, poi gioco di parole molto molto carino. Hai fatto la minchiata di mettermi la CC cream negli occhi, quindi se mi brucerà il damene Dio perché faccio la protezione 50, vabbè, se morirò cieco sapete perché. Allora, dove vado a polemizzare sempre in ascolto, così nel mentre è uscita una nuova sigla di Lupin III in Italia. Adesso è fatta da Moreno. Buah! Comunque, vabbè, me la faccio sentire un po'. È molto simpatica, sì. Ti hanno detto che è un ladro in vacanza, tanto da noi ne hanno visti abbastanza. Faccio un giro che non ci si sbaglia, gira di gira è un giro d'Italia. Ma è una festa e chiunque ti guarda, forse sarà perché in testa è una taglia. Meglio dire scompaio sulla battaglia, come sta leggeri gambe. Se quella ragazza si squadra sai cosa ti dico, è una gazza ladre, si chiama Fushiko. Guemo non ride mai forte, e Jigger fuma le sue siga storte. Oltre a questo ti posso dire di chiudere finestre e porte. Dalla Mona Lisa alla torre di Pisa, guarda come si ti arriva. Giorgio Vanni sempre bravissimo, ma Moreno? Ma che sta? Vabbè, io non so che cosa gli abbia preso la Mediaset a fare una cosa del genere, ma di una bruttezza non finita, di più. A parte che non c'entra niente, come si chiamano? I nomi messi con delle pronunce assurde solo per far c'entrare la rima. Vabbè, ne hanno preso per il culo la qualunque, proprio su internet, YouTube, che sia, quindi non metto il carico da 12. Però, c'è un gruppo dove ho conosciuto una sera la cantante, molto molto brava, si chiamano Le Terre Lontane, hanno un canale che si chiama LTL, quindi Le Terre Lontane, Music Craft. Loro proprio gli piace, oltre ad avere la loro musica delle Terre Lontane con gruppo acustico, molto etnico, molto molto bello, andate a sentire, gli piace fare anche le sigle, quindi hanno proposto una sigla alternativa di Lupin. Questa la voglio far sentire tutto perché è un minuto e mezzo, ma è troppo carina. Poi comunque andate a vedere che sicuramente si vede meglio, io mentre mi metto a cipria e faccio qualcosa. E guardate che bella e come ci starebbe bene. Infatti forse qualcuno di voi già l'ha sentita, perché sta avendo una marea di visualizzazioni e sono veramente contenta per loro.
fatto tutto in casa, sono bravissimi. Questa, mettete questa media se te levate quella cagata pazzesca, ve prego. E stupendo. Io ho sbagliato pennello, ho messo il blush perché tanto spugna mezzi sporchi. Sono una zozzona. Questo video diventerà lunghissimo. Metterò un ombretto, questo dell'Extra Lasting, il colore Ending Rose, molto molto carino, che mi ricordava quello dell'Essence, quelli del Stay All Day. Pure questo non si muove, manca a morire, dura tutta la vita, eccetera. Allora, continuiamo le polemiche, perché tanto a me mi piace, perché me rode, devo sfogarmi. Allora, Carlita Dolce. Allora, io è quasi dall'inizio che la seguo, perché mi piace tantissimo. Spignatto poco, faccio le cose più proprio più basiche, cioè le maschere, gli scrub, qualche tonico, perché per resto fase A, fase B sono una pippa, la roba a Mayenne. Poi da quanto ho fatto degli oleoliti mi sono andati tutti a male, vabbè. Però mi ha sempre fatto piacere seguirla, solo che ultimamente non so che cacchio gli ha detto la capoccia, a parte i video con i nomi che non c'entrano niente, vabbè. Poi è super mega fissata con la linea di mangiar bene, ok, ma con lo snellente, il dimagrimento, light, è una fissata. A parte che ha perso una marea di chili, cioè proprio secco, tutto. Vabbè, basta che è contenta, vabbè. Però... al di fuori, questa è la sua mania, parla per lei. La cosa che mi disturba proprio, che mi urta, allora, ultimamente ha fatto un blog, un articolo con scritto i 10 cibi che mai ti aspetteresti che ti fanno ingrassare. Porca puzzola, vado a leggere, cioè deve essere una cosa spettacolare. Sto prendendo color nocciola dell'astrofago per fare un po' di ombreggiatura. Mamma mia, cioè, che cacchio, che cosa è? Tipo io so che per esempio l'avocado e il cocco hanno una marea di calorie. Sono comunque naturali, però sono molto calorici. La frutta secca, chissà che altro scoprirò. Patatine fritte, la Nutella, e i dolci. Ha scoperto l'acqua e calla. 10 cibi che fanno ingrassare, no? Che mai ti aspetteresti? Vabbè, va bene, passiamo oltre. Sul suo canale di cucina, che ha allegramente rubato al padre, però vabbè, sicuramente il padre gli andava bene, e fa tutte ricette super mega light, super dietetiche, bababà, cioè vabbè. E se ne è uscita questa frullato? O smoothie detox snellente. Mazza, un frullato che te snellisce. Cacchio. Latte di cocco e pesca frullati, buonissimo deve essere, che poi sopra se vuoi ci metti il latte e il cocco, porca vacca, buonissimo. E ho chiesto, io ho scritto più volte sia su Facebook che sul video, perché è snellente e poi detox, perché vabbè, soprattutto perché se poi il cocco, latte di cocco ha tante calorie, tipo una 250, una roba di simile, mi ha spiegato sia lei che altre ragazze che comprano un latte di cocco, che praticamente credo sia acqua con dentro un po' di cocco, che ha una quarantina, sessantina di calorie, quindi siamo al di fuori del latte. E mi metto pure un po' sotto. E praticamente, sì, ma perché è snellente? Nessuno mi dà sta risposta. Cioè, un medico me l'ha data, una mia amica medica mi ha detto non è snellente per niente, cioè,
perché dovrebbe snellire il latte di cocco? Che poi deve essere buonissimo, cioè penso una delle cose più buone del mondo, perché adoro il cocco, adoro la pesca. Mi spieghi perché è snellente? Nessuno, voi se lo sapete me lo potete dire, perché un frullato di latte di cocco e pesca è snellente? Quali sono le proprietà e i principi attivi che lo rendono tale? E poi perché detox? Che poi detox sarebbe detossinante, tradotto alla peggio praticamente, che mo va di moda ste acque con dentro macerata la frutta, che è, praticamente ti sei fatta il Gatorade senza zucchero, no? Cioè con meno zucchero, perché se ci metti la frutta dentro c'è il fruttosio. E stiamo da capo a 12, voglio dire. Quindi se voi qualcuno sa perché sto cosa snellente mi fa un favore, ma grande come una casa proprio, donna, 10 minuti mi ammasserete per quanto sto parlando. Devo correre. Allora, io diciamo che il demonio, no, che dice il mio, fatti vedere il tuo altro splendore, fatti vedere. Io sono un ciccio meo, però non ho voglia di stare qui. Meo, ciccio meo! Allora, diciamo così, io gli do da mangiare perché sennò muore. E no, non gli do da mangiare, me ne frego, finisco, perché sennò non ne esco più a bere. Prendo un ombretto scuro marrone della neve e faccio una cosa più intensa all'interno della piega. Comunque, ripeto, a me Carlita Dolce mi sta proprio a calà. Però io sono un po'... cioè, tingo il dito nella piaga, nella piaga, e vorrei capire che fa da grande. Poi, vabbè, ci fa pure i libri, capito? Come vivere sani e belle, e te va da queste ricette che... oddio, cioè, di che sto buono, punto. Poi uno fa quello che gli pare nella vita, no? Metto lo scuro pure sotto. Non lo so che cacchio. Io voglio sapere perché è snellente. Basta. Ho deciso così. Voglio sapere perché è snellente. Oh. Allora, diciamo così, io mi finisco di truccare. Mi metto il mascara Darling. Ci metto un po' di blush. E mi faccio le sopracciglia con questo. E vi saluto dopo perché già sto cosa immenso. Le mie polemiche l'ho fatte. E quindi ci vediamo appena finisco il trucco e vi saluto. Salve, allora ho finito con il mascara Big Darling. Ho dato una puntina proprio di matita sopra, marrone, questa ebano della neve. Mi sono messa il rossetto dell'Essence che ha 1 milione di anni e 52 in the nudes. E ho messo il blush, quello rosato dal trio, quello dell'Avon. Mi pare che non ho aggiunto altro. Le sopracciglia con la manga brava, quella con le rosce. Ma di roscio c'ho poco, però tra poco vado a rifarmi la vita, sono 3 mesi, c'ha la ricrescita così, infatti c'ho qua la smother. Vabbè, allora, ho chiacchierato una cifra, quindi vi ho detto di Massimo Gio Galatone, che ha fatto il nuovo, nuovo disco, mi è uscito il Little Lava Piatti, molto simpatico, andatelo a vedere. Ho parlato di Moreno, che quella canzone è terribile e rimerrima. Io, cioè, nel senso, spero che non si prenda, poi sappia ancora, vabbè, però è brutta. Giovanni te la ritira su, ma è brutta. E grandissimi le terre lontane, bravi, cioè veramente stra complimenti. Daniela, sei bravissima, tutti voi che avete creato questa canzone, bravi, spero che ve la mettano al posto di quella lì e che vi, avete così la possibilità di farvi conoscere anche per altri lavori. E Carlita Dolce, che non ho capito perché fa sta cosa, cioè sei piena di visualizzazioni, pisordi da YouTube, ci cioè fai i libri, c'hai bisogno, cioè eri tanto carucciaria, vabbè, qualcuno mi spieghi perché quel cacchio defrullato sia snellente, o voglio sapere quali sono i principi attivi. Niente ragazzi, è visto il mio grande rodimento di culo, oggi vado a farmi la mia ultima serata di prove col gruppo, perché poi uno chiude la sala, due fa un caso alla madonna e mia sala fa più a stare là dentro. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Non è stato utile a voi clienti e a voi presentatrici, però vabbè, ho un po' di prodotti miei, non l'ho usato, dai. Niente ragazzi, ci vediamo al prossimo video.